Se Parigi piange, Roma sorride. Scrivendo del tracollo francese, Politico loda la capacità di ripresa dell'Italia nonostante le pessime premesse. Aumentate le entrate fiscali con l'impegno a rispettare l'obiettivo deficit PIL entro il 2026. Uno scontro istituzionale che non si vedeva dai tempi di Berlusconi. Clima politico in fiamme dopo lo stop al governo da parte della magistratura, ma Meloni non si arrende. Il divieto italiano di maternità surrogata mina i valori della famiglia. Il sito di intellettuali anglosassone Unheard smonta tutte le tesi alla base della nuova legge e per il parigino l'Etamp è solo una prova di forza dei cattolici conservatori. Il riscaldamento del clima ritarda il letargo e un altro orso in Trentino aggredisce un cercatore di funghi. Conoscete il trucco della rosa? Una rivista tedesca mette in guardia i suoi lettori da un'altra trovata del truffaldino genio italico. Ristretto italiano. Le news dal mondo sull'Italia. Martedì 22 ottobre. Buongiorno a tutti. Il grande scambio. Ecco come la Francia ha superato in negativo l'Italia, diventando il caso disperato di bilancio numero uno della UE. Mentre Parigi sta rovinando la sua credibilità fiscale guadagnata da tempo, Roma ha cominciato ad apparire rispettabile agli occhi dei poliziotti del fisco. Titolo e sottotitolo sono di Politico, un articolo quantomeno impietoso verso Parigi da una testata internazionale di grande spessore che tra l'altro non è mai stata troppo tenera con il nostro attuale governo. Eppure leggiamo che noi, a lungo considerati un paese di evasori fiscali e di spendaccioni, siamo finalmente visti dai tecnocrati di Bruxelles come doverosamente parsimoniosi. Scrive Politico che la Francia, un tempo così influente a Bruxelles da poter ignorare anche le più allarmate richieste di moderazione fiscale, oggi è particolarmente vulnerabile, con un premier fragile alla guida di un governo fragile che fatica a fare passare circa 60 miliardi di tagli draconiani alla spesa e di aumento alle tasse. Entrambi, per carità, siamo ancora sotto la lente di Bruxelles, noi come loro, ma mentre noi prevediamo di fare scendere il rapporto deficit-PIL sotto l'obiettivo del 3% già entro il 2026, loro dichiarano di avere bisogno di tempo fino ad almeno il 2029. Al punto che il governatore della Banca di Francia è arrivato a dire pubblicamente: la maggior parte dei nostri vicini europei, persino l'Italia, sono riusciti a correggere la situazione e noi dobbiamo fare lo stesso. Politico riconosce ancora che mentre lo scorso anno eravamo arrivati a un deficit monster del 7,4% del PIL, causa gli sconsiderati incentivi alla ristrutturazione delle case, oggi, con la rimozione dei suoi effetti distorsivi, lasciamo intravedere un'economia che non se la passa poi così male. E sembra che gli italiani siano stati costretti a cominciare a pagare le tasse. Le entrate fiscali infatti sono aumentate del 6,2% nell'ultimo anno, dati giugno 23 su giugno 24, con maggiori entrate per 19 miliardi di euro. E ciò è stato dovuto, comunque specifica Politico, è stato dovuto sia al rinnovo di molti contratti di lavoro che hanno portato maggiori entrate con l'aumento dei salari. E poi, ripeto, lo scrive un giornale mai tenero con la Meloni, e poi che l'adozione dello scorso anno di una riduzione dell'imposta sul reddito si è dimostrata incentivante per molti datori di lavoro. Ed ora il governo spera ancora di estorcere circa 3 miliardi e mezzo a banche e assicurazioni.
Tralasciandovi nella recensione di questo articolo ciò che riguarda la Francia, concludo con un'altra considerazione di politico, e cioè che rispetto ad un passato in cui i leader italiani compravano la fedeltà degli elettori con regalie varie, Meloni è riuscita a risparmiare sulle spese folli grazie al fatto che la sua credibilità con la sua base dipende più che altro da questioni interne e identitarie. Sebbene spesso condannata dai gruppi per i diritti umani in campo economico, la nostra premier sta riuscendo a tenere la barra del timone dritta, tenendo a bada anche le richieste di spese aggiuntive da parte dei suoi partner di governo. Non tutto è sereno, comunque, sotto il cielo di Roma. Anzi, sulla questione Albania, ABSE, altra diffusissima testata europea, titola: grave crisi istituzionale in Italia, Meloni e la magistratura si scontrano sull'immigrazione. In Italia, scrive la testata madrilena, un confronto così duro tra magistrati e governi non lo si vedeva dai tempi di Berlusconi. Oggi, 2 anni esatti dopo la presa del potere da parte di Giorgia Meloni, il clima politico è in fiamme con uno scontro tra poteri in piena regola. La questione, lo sapete, è quella del blocco al piano Albania sui migranti da parte del Tribunale di Roma. Piano Albania che per questo governo rappresenta uno dei pilastri, se non l'architrave, della credibilità della Premier. E non a caso, scrive ABSE, la sua reazione è stata furiosa contro, dice, una magistratura sostenuta dalla sinistra giustizialista. In verità, considera però l'articolista spagnolo, Meloni e i suoi ministri sapevano bene che la possibilità che la magistratura non accettasse la detenzione degli immigrati all'estero era un rischio reale, ma ci hanno provato. I diritti, appunto, questione sulla quale questo governo resta quantomeno attaccabile. Diritti dei migranti e dei paesi che ci ostiniamo per questioni di interesse a considerare sicuri, abbiamo già detto. E poi c'è la questione della maternità surrogata. Ne scrive oggi il sito britannico Unheard, ritrovo di grandi firme del giornalismo anglosassone, in un articolo di Cremier Recueil intitolato «Il divieto di maternità surrogata in Italia mina i valori delle famiglie». Chi può diventare genitore? L'Italia ha deciso per una risposta semplice: solo eterosessuali fertili. La nuova legge contro la gestazione per altri impedisce a migliaia di aspiranti genitori di avere figli propri. Le ragioni del governo italiano sono semplici: opporsi alle lobby gay. Dicono di volere sancire la dignità della donna e di combattere il commercio dei bambini. Anche se non è chiaro, continua l'articolo, se questa legge raggiunga uno solo di questi 3 obiettivi. Chi non accetta che coppie omosessuali abbiano figli sostiene che avere genitori omosessuali danneggia la crescita dei figli, tesi smentita però dai dati, dal momento che questi, al massimo, i dati evidenziano che rispetto ai bambini cresciuti in famiglie tradizionali, i figli dei gay hanno più probabilità di essere omosessuali a loro volta, o semplicemente hanno meno difficoltà a dichiararlo in famiglia e nella società. In realtà, continua Unheard, l'Italia rifiuta la genitorialità gay e lesbica perché il Papa l'ha denunciata. Francesco sostiene che per una crescita equilibrata occorrono sia il modello maschile sia quello femminile, una tesi abbastanza fragile però se pensiamo alla molteplicità dei rapporti di coppia, dove il ruolo dell'uomo e della donna raramente rispecchiano quelli di Barbie e di Big Jim. E poi che cosa dovremmo dire dei figli di genitori vedovi o orfani? E tornando alla maternità surrogata, va ricordato che in Italia, come negli altri paesi, il 90% di chi ha accesso all'utero in affitto, alla maternità surrogata, sono coppie etero, cioè coppie di un uomo e una donna. E qui l'articolo
smonta il fatto che alla base dell'utero prestato ci sia una questione economica. In realtà, le agenzie serie, è sempre l'articolo che lo afferma, scartano le donne in grande stato di bisogno, e questo per salvaguardare il valore del dono. A proposito della premessa considerata errata sulla dignità della donna da salvaguardare. L'articolo intero, poi, è la lunga e interessante discussione che ne è seguita con i lettori, li trovate linkati nel newsletter di oggi. E solo sulla newsletter vi linko anche un altro articolo sullo stesso argomento del francese L'Etampe, dal titolo «In Italia la legge che rende la maternità surrogata un crimine universale è una dimostrazione di forza da parte dei cattolici conservatori». Ieri parlavamo dell'orsa Gaia, quella che un anno e mezzo ferì a morte un runner in Trentino, orsa che non è mai stata soppressa, che vive in un recinto da oltre un anno e prima o poi sarà avviata ad una riserva nella Foresta Nera. Bene, cioè male, come riferiscono tante testate del centro Europa. In Italia in realtà se ne sta parlando molto poco, e come riferisce la TV belga RTBF, un orso attacca un cercatore di funghi in Italia, fa troppo caldo e il letargo tarda ad arrivare. La vittima designata, un impiegato comunale di 31 anni del comune di Bleggio Superiore, è riuscita a scappare dopo essere stata artigliata a un braccio e dalla schiena. Dopo l'attacco l'orso si è rintanato nel bosco. Chiudo con il trucco della rosa, ovvero un altro espediente del truffaldino genio italico contro cui il tedesco Merkur mette in guardia i turisti che partono o partiranno per l'Italia. Di che cosa si tratta? Si tratta che, senza che nemmeno che tu te ne accorga, il venditore di rose si avvicina, ti sfiora, lascia cadere la rosa a terra. Tu, educato e cortese, ti chini a raccoglierla e gliela ridai, ma è lì che lui ti dice: «Eh no, caro, l'hai toccata, è tua e adesso la compri». Ed è chiaro che se un italiano, se non altro per questioni linguistiche, ha più possibilità di mandare il venditore a farsi un giro, lo straniero preferisce abbozzare e pagare. Fine del podcast. Statemi bene, a domani. Ristretto Italiano di Ruggero Po.